Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati nel nostro viaggio sulla nostra strada verso Farming Simulator 25. Sul sito ufficiale di Farming, nella giornata di ieri, è stata aggiunta la sezione Overview. Infatti, se si va su Games Farming Simulator 25 e si scorre in basso, possiamo vedere che ci sono già i primi brand. Questa è una sezione che non è completa, lo dico per i novelli, i novizi, insomma, per quelli che non hanno mai atteso un nuovo Farming. Ecco, questa è una cosa che Giants fa tutti gli anni, cioè tutti gli anni, tutte le volte che esce un nuovo Farming. Ovvero c'è questa sezione che sarà completa una volta uscito il gioco, ma che andrà piano piano ad aggiornarsi da qui al 12 novembre. Quindi tutto quello che vedete qua è piano piano in aggiornamento. Quindi questa è solo una minima parte di quello che sarà poi il parco mezzi, il parco attrezzi completo. E quindi andiamo a vedere tutto quello che è ufficiale fino ad oggi, 21 settembre. Poi, quando verrà aggiornato, noi faremo sempre video aggiornamenti. Quindi questo è il parco mezzi completo ad oggi, 21 settembre. Cioè, non è completo, cioè il parco mezzi che conosciamo fino a oggi, ok? Il parco mezzi aggiornato fino ad oggi, 21 settembre. Prima di cominciare vi invito sempre a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi nulla sul mondo di Farming Simulator e non solo. Vi ricordo anche che in descrizione ci sono tutti i miei social e la possibilità di vedermi a trovare in live per fare quattro chiacchiere sulla piattaforma Viola. Piattaforma Viola dove tra l'altro vi potete anche abbonare gratuitamente, togliendovi ogni pubblicità, aiutandomi e sostenendomi come con Amazon Prime. Se avete il Prime potete utilizzarlo per abbonarvi. E inoltre vi ricordo che potete preordinare Farming Simulator 25 dalla mia affiliazione Giants qua sotto, se siete da PC, solo versione digitale, senza alcun sovrapprezzo. Se acquistate il gioco dai miei link o con il codice partner RobbyMel, potete aiutarmi a raggiungere la partner oro, ragazzi, che è lontanissima. Non credo che ci arriveremo per Farming 25, magari fra 2 o 3 annetti ce la possiamo fare, però ogni piccolo vostro aiuto è un mattoncino, ragazzi, è un mattoncino. Ma detto questo, cari amici, iniziamo a spulciare tutto quanto. Allora, il primo brand è Abby Attachment, eccolo qua. E abbiamo la botte piccola dell'acqua, probabilmente l'altra sarà la botte grande. Vedete, c'è scritto coming soon, quindi non sappiamo, ci sarà dell'altro ma non sappiamo cosa. Poi andiamo su Agco, dove vediamo il bellissimo trattore della White, trattore che avrà una configurazione di cavalli dai 160 ai 225, l'avevamo già visto con i vari pesi Agco. Attenzione, anche se non c'è scritto coming soon, non è detto che sia completa la categoria. Negli anni passati abbiamo visto che anche le categorie dove non c'era scritto coming soon poi si sono aggiornate successivamente, quindi non prendete come oro colato il fatto che ci sia o non ci sia scritto coming soon. Poi, primo nuovo brand, l'Agrifac, come vedete la Condor Endurance 2, l'avevamo già vista questa erroratrice semovente 36-54 metri, e come vedete ci saranno anche altri modelli in coming soon. Poi Agromaz, vediamo subito il POV 5XL, questo aratro da 2,5 metri che richiede 160 cavalli di potenza, e poi ci sarà ovviamente altro. Albut è tutto quello che riguarda pale, pinze, forche, cose varie. Andiamo avanti, Amazzone con la bellissima seminatrice da 15 metri e l'erpice, il cenio da 4 metri. Anche qui ovviamente siamo in coming soon. Poi Anderson, abbiamo visto il bellissimo renghinatore da 9,2 metri a nastro. Anna Burger con tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo fact sheet, con il carrellino dove si attacca. Vedete, qua c'è la botte che è nuova, mentre il carro che abbiamo visto nel fact sheet non c'è, vedete? Quindi questa botte qui per il liquame, 18.000 litri, quindi tanta robina. Carraro
conferma che ci sarà anche della roba dei vecchi DLC del 22, quindi ci sarà anche una selezione di Carraro. Come vedete è stato confermato il trattore Mach 4R, quello cingolato, ma anche il piccolo Tigre Car, questo trattorino che porta 890 litri di robetta sopra. Poi insomma staremo a vedere che altro ci verrà presentato. Poi l'Arcusin per le balle piccole. Poi per quanto riguarda Bednar abbiamo questo super mega erpice da 18.4 metri e la seminatrice da 6 metri. Anche qui siamo in coming soon. Bergman con questi due carri qua. Brantner, idem, per il momento un solo carro. Poi abbiamo questo brand qui che si chiama Brielmeier, che è il brand della falciatrice manuale del DLC Alpino, e quindi ci sarà, tornerà anche qua sul 25. Poi la case sarà presente con tanta roba, tra cui adesso conosciamo lo Steiger 715 Quadract da 778 cavalli, la case IHF11, la sorella praticamente della CR11 con rispettiva lama da 15 metri, e torna la raccoglitrice di cotone Module Express 635, eccola qua. Poi andiamo avanti, andiamo a classe, abbiamo appena visto nei facci di ieri la bellissima Evion 450 con rispettiva lama, e poi qualche peso e coming soon. Dalbo che sarà presente con appunto questo erpice a dischi che abbiamo visto ieri, ma sicuramente torneranno anche i rulli. Il Deutz che ci ha presentato il bellissimo 6C RV Shift, ragazzi, questo trattorino piccolo patatino che adesso qua non si vede perché ho problemi di connessione stamattina, porca miseria. Eccolo qua, ce l'ha fatta ad apparire piano piano, ma ce l'ha fatta. Poi Farmtech, vabbè, si tratta di carri, carretti, carrini, tutta roba insomma che conosciamo. Eccolo qua, EDK650. Passiamo a Fender, per il momento conosciamo il 500 Vario e il 700 Vario. Il 500 Vario avremo dei cavalli della potenza che andranno dai 131 ai 171, 203 e 303. Per quanto riguarda il 700, Green Plains, abbiamo scoperto la Solid Stand 1500 da 4,6 metri, in teoria dovrebbe essere completo tutto quello che c'è della Green Place, perché non c'è scritto coming soon, ma io ve lo ripeto, non prendetelo per oro colato perché non è una legge precisa. Poi l'International che avevamo già visto un po' di tempo fa ai tempi del Farmcon con il bellissimo Transtar 2 Eagle 400 cavalli, e poi coming soon ne arriveranno sicuramente altri. I Seki sappiamo già, ragazzi, che ci saranno le raccoglitrici, qua non ci vengono mostrate, ma ci saranno le raccoglitrici del riso, eccetera eccetera. Qua ci viene mostrato solo il TJW, questo bel trattorino. JCB con la pala gommata 435S. Poi JM, questo brand dei carri raccoglitori, cioè quindi il carro raccoglitore. E poi John Deere con il 3650, sto bel trattorino da 116 cavalli, il 9R Series da 484 a 691 cavalli e la bellissima nuova Trebbia S7, l'ultimo capolavoro di casa John Deere, 547 e 625 cavalli di potenza, quindi vari modelli, con la lama da 10.7 metri. Poi questo brand che ritorna, no? Il mulettino qua elettrico Jungenrick, vabbè, comunque roba tedesca, io mi cade un dente quando provo a parlare tedesco. Poi la Krampe, io ho sempre chiamata Krampe, ma bisogna stare attenti, quindi Krampe. Abbiamo questo Dolly, il classico Dolly della Krampe, con questo carro che abbiamo già visto sul 22, Krone, abbiamo visto la bellissima Varipak V190 XC Plus, questa rotopressa nuova che richiede
100 cavalli di potenza. Poi Lord King con il pianale, il doppio carro, e sicuramente ci sarà anche dell'altro. E Macdon, ragazzi, che ci fa vedere che di default, perché qua non c'è tutto il pack Macdon, non c'è tutto il pack Macdon perché questa roba qua è solo la roba che c'è di default. Il pack Macdon sarà a pagamento per chi non preordina il gioco e sarà incluso come DLC gratis per chi preordina il gioco, quindi non fa parte del gioco base, comunque è un DLC. E quindi di base ci sarà solo questa lama qua, ma tutto l'ambaradan del Macdon pack non c'è perché non è di default, ok? Massey Ferguson, per ora conosciamo solo il bellissimo MF9S dai 285 ai 425 cavalli. Poi abbiamo la Merlo, che pare essere presente solo con un singolo modello, ovvero con l'MF 44.9 CS, ok? Da 170 cavalli. E poi c'è questo brand Mzuri, credo che si pronunci così, questa seminatrice, anzi piantatrice, da 200 cavalli di potenza richiesta, 4 metri di lavorazione. Poi c'è la New Holland con la bellissima CR11, eccola qua, e il New Holland T7 LVB PLMI o AI, insomma parlate un po' come vi pare. E poi c'è il protagonista di Farming Simulator 25, possiamo dire che è il brand su cui Giants ha scommesso di più, ovvero Oxbow. Sappiamo già che ci saranno varie raccoglitrici, questa è quella per gli spinaci, la MKB, poi c'è questa per i fagiolini, la BP2140E, e poi sappiamo che ci sarà anche quella per i piselli, ma sono sicuro che ci sarà poi tantissima altra roba per quanto riguarda Oxbow. Non mancherà ovviamente anche Europa con la Tiger 6S, carrellino, lama, eccetera eccetera. Ci sarà anche la Rotne F20D, non vedo qua il processore forestale, quindi probabilmente quello non ci sarà. Andiamo a vedere poi Rudolph, che è un altro brand di carri, né più né meno. Salek, ritorna anche Salek, che era un'aggiunta, se vi ricordate, dei DLC, non mi ricordo quale di preciso, ma mi ricordo che era un'aggiunta dei DLC, quindi ci saranno sicuramente tutti questi attrezzini piccoli. Poi Samaz, presente sempre con la roba per fienagione e non solo, anche per la neve, come vedete. Poi Schaffer con la solita, con il solito telescopico, insomma piccoletto. Schuitmaker con il bellissimo carro raccogli erba, raccogli paglia, raccogli quello che vi pare. Schwarzbühler con il carro che ormai conosciamo e straconosciamo. Sennebogen, questo nuovo brand, questa nuova telescopica che abbiamo visto ai tempi del Farmcon, eccola qua. Quindi questo nuovo brand che avrà altra roba, vedete che è in coming soon. Poi SIP, che non è la vecchia Telecom di una volta, ma è appunto questo brand che fa roba da fienagione. Poi Steel con motoseghe e tutto quello che riguarda le bombolette per segnare gli alberi. Questo ci fa capire che ci sarà anche della roba e delle funzioni che erano state inserite con la Platinum, ok? Quindi come le bombolette. Poi, vabbè, la solita cassa da morto per portare il carburante. La TMC cancella con le varie lame, con le varie testate per la silvicoltura. Probabilmente ci saranno anche le trince per il frutteto. Poi Valtra con il bellissimo S-Series da 280 a 420 cavalli. Siamo anche in coming soon, tra l'altro, quindi aspettiamoci altri Valtra. Zetor, ragazzi, Zetor con il bellissimo Crystal HD. Gli Zetor qua da noi sono un po' sottovalutati, ma io li ho sempre trovati veramente belli belli belli, quindi 171 cavalli per questo Zetor. E poi coming soon ce ne saranno di altri, la Zunhammer con le solite botti che abbiamo già visto e rivisto, e poi coming soon nel senso che tanta altra roba arriverà. Quindi ragazzi, questo è il parco mezzi non proprio aggiornatissimo, perché ci sono stati alcuni mezzi che sono stati spoilerati già, no? Nei video, eccetera, eccetera, nei facci, che qua non ci sono. Diciamo che
comunque diciamo che è il parco mezzi presentato fino a oggi, ok, fino al 21 settembre. In realtà c'è qualche cosina che non capisco perché non ce l'hanno messa, tipo perché non ci hanno messo la Oxbow per i piselli, non lo so, però vabbè, tanto la conosciamo. A mano che si aggiornerà questa pagina, io ci farò dei video. Ovviamente non rivedremo la roba vecchia, vedremo sempre nei prossimi video roba nuova. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti qual è la cosa che vi è piaciuta di più in questo video, che cosa vi aspettate di più. Grazie per essere arrivati fin qui, mi raccomando lasciate un bel like e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!